Io presento, sarò velocissima, un caso di Ottavio Piccolomini che, come dire, si è presentato alla mia attenzione nell'ambito di quelle ricerche, di quei lavori che tutti quanti noi svolgiamo e abbiamo svolto per il Dizionario Biografico degli Italiani. Lo dico anche perché secondo me motivare in qualche modo questi nostri interventi, come dire, la palestra delle ricerche che, pregresse che possono motivarli, appunto, può essere anche in qualche modo, no, per collegare meglio questi vari interventi. Avevo studiato il ramo napoletano dei Piccolomini d'Aragona, soprattutto la politica culturale di alcuni elementi femminili di questo lignaggio che si nobilita nel Regno di Napoli. E Ottavio Piccolomini invece è un personaggio, come dire, estraneo a questo percorso. Proviene dalla famiglia del patriziato senese, era nato alla fine del Cinquecento. E come suo padre intraprende la carriera militare. Suo padre era stato generale delle armate imperiali nelle Fiandre e in Ungheria, per poi servire il Granduca Ferdinando dei Medici come maestro di camera. Suo fratello maggiore pure combatté in Boemia. Nel corso della guerra dei Trent'anni, Ottavio combatté sia per l'imperatore che cioè sia per gli Asburgo d'Austria che per gli Asburgo di Spagna. Annoverò molti successi, molte vittorie, tanto da essere poi annoverato tra i grandi condottieri italiani del passato. Fu in realtà un ufficiale moderno, soldato professionista, imprenditore della guerra a tempo pieno, al cui corso apportò anche importanti innovazioni di ordine tecnico. E al di là poi di queste vittorie militari, grazie anche alle sue abilità diplomatiche, ricoprì diversi incarichi, tra cui quello di ambasciatore di Firenze residente a Vienna. Sembrerebbe comunque che uno dei motivi maggiori di questa sua forte ascesa, di cui poi adesso vi dirò le tappe principali, sia legata in qualche modo all'affaire Wallenstein, cioè alla cui delegittimazione dal comando dell'esercito imperiale e alla successiva condanna a morte pare che appunto Ottavio Piccolomini abbia ricoperto un ruolo importante. Nella scala degli onori che gli risalì in maniera veramente repentina, Ottavio Piccolomini ottenne nel 1634 il titolo di conte della prestigiosa signoria di Nashod, che era stata residenza proprio del Wallenstein. Passato poi al servizio di Filippo IV, alla fine del 1642, dopo le vittorie che egli anche riportò, ottenne il privilegio del Toson d'Oro e la nobilitazione nel Regno di Napoli, con quel titolo di Duca di Amalfi che era appartenuto appunto al ramo dei Piccolomini d'Aragona e che poi però da cui i Piccolomini d'Aragona erano stati alienati alla fine del secolo XVI. Ottavio non mise radici però nel Regno di Napoli. Ed è questo, diciamo, sulla mancanza di radicamento tra le file della nobiltà napoletana che vorrei appunto svolgere qualche ragionamento che rinvio naturalmente alla fase successiva dei nostri lavori. In questo momento mi sembra di poter prospettare queste linee direttrici. Allora, innanzitutto Ottavio non ebbe una discendenza maschile diretta. Si sposò due volte con nobildonne, prima dell'aristocrazia belga nel 1636, poi di quella tedesca nel 1651, entrambe vicine alla corte imperiale, verso cui oramai si dirigeva una parte importante del mercato matrimoniale di molti lignaggi aristocratici italiani, come sta un po' emergendo anche dalle ricerche prima di Giulio Sodano in questo senso e adesso anche di Marianna Noto, l'abbiamo ascoltata nel precedente convegno di dicembre proprio su questo tema. Ottavio valorizzò molto i suoi possedimenti feudali di Nashod. D'altronde trascorse gli ultimi anni della sua vita proprio tra le corti di Vienna e di Praga. Per il feudo di Amalfi, invece, non dimostrò
un uguale interesse. Innanzitutto non versò mai la somma che sarebbe stata necessaria all'indennizzo delle giurisdizioni feudali che gli erano state alienate, tanto che appunto la città tornò poi per decreto della magistratura napoletana, tornò su ben presto di nuovo al demanio regio. Quanto possa essere stato determinante in tale processo? Sicuramente anche un ruolo esercitato dal basso, dall'Università di Amalfi, che si era già riscattata in demanio all'inizio del secolo, è naturalmente un aspetto chiave dell'intera vicenda di questo mancato radicamento del Piccolomini nei territori del Mezzogiorno spagnolo. Lo è altrettanto, però, anche l'evidente interesse a percorrere piuttosto la via della nobilitazione nei territori degli Asburgo d'Austria, piuttosto appunto invece che quelli degli Asburgo di Spagna. Carriera militare, carriera diplomatica, strategie matrimoniali, politica culturale, mecenatismo artistico, tutti questi fili del percorso biografico e dell'ascesa di Ottavio Piccolomini, tutti convergono verso quella direzione. Tutto questo c'è da chiedersi. Può essere l'esito di un processo consapevole da parte del protagonista, di una più problematica interazione appunto con la città e la comunità di Amalfi, come pure sembrerebbe, di un investimento che poteva a quella data, siamo alla metà del Seicento oramai, risultare più redditizio nella feudalità imperiale piuttosto che in quella napoletana, più attrattivo, ecco, diciamo. In virtù di che cosa? Forse dell'esercizio delle giurisdizioni feudali? Ecco, sono tutte, come dire, domande, linee di ricerca sulle quali, insomma, una riflessione è già più o meno evidente, ma a cui ulteriori ricerche, come dire, potranno dare maggiore sostanza, maggiore solidità. Sono stata breve. Grazie.